Ciao, sono appena tornato da Sarzana, Sarzana senza tempo. Mi faceva piacere fare un piccolo recap insieme. Allora, se mi stai seguendo, sicuramente sai che sto facendo tantissimi eventi nei fine settimana. È stata veramente piena. Spero alla fine di poter fare un video con tutto quello che è successo, ma bisogna aspettare ancora un po' di tempo perché ci sono ancora eventi per tutto ottobre e qualcosina a novembre. Poi finalmente mi rilasso e si riparte con un po' di lavoro al laboratorio. Sarzana senza tempo, un evento pazzesco, avete conosciutissimo, uno dei più importanti eventi italiani del 400, tantissime compagnie, ho potuto riabbracciare tantissimi amici, tra cui ovviamente i grandissimi ragazzi della White Company, anche stavolta ho dormito sulle loro torri, però c'è una grande novità, è stata la prima giornata del corso di perfezionamento del rievocatore come Public Historian. Veramente una grandissima emozione perché sono tanti mesi che ci si lavora, sono onorato di far parte del team. La cosa però più bella è che adesso è vero, è partito. Siamo partiti, il corso è partito, c'è stata la prima lezione e tanta, tanta, tanta emozione anche perché questo è uno dei tre appuntamenti in presenza. Appunto, Sarzana senza tempo, usi e costumi, armi e bagagli. Tutte le altre lezioni saranno online e quindi però ho potuto vedere per la prima volta di fronte a me tutti gli studenti, tutti i ragazzi e le ragazze che si sono iscritti al corso e erano là davanti. Quindi è vero, non è più soltanto grafica, pianificazione, non è più nell'astratto, ma è nel concreto. Ho potuto abbracciarvi, ho potuto conoscervi, ci sono tantissimi volti noti ovviamente della rievocazione, arte coquinaria e insomma, ci sono tutta una serie di persone meravigliose, un corpo docenti immenso, immenso, sono veramente onorato di poterne far parte. E tra l'altro io terrò la prima lezione online, che sarà il 18 e 19, è un modulo da 6 ore, spezzato in 2 giorni, 2 ore il venerdì, 4 ore il sabato, e ci siamo, manca pochissimo, è stata veramente una grande emozione. Erika Salvatori e Francesca Baldassarri hanno fatto la prima lezione introducendo che cos'è la Public History e parlando un po' anche di come è nato il corso e anche del glossario, quindi del lavoro che stiamo facendo anche sul glossario. Una cosa meravigliosa è che anche lì i docenti presenti, per fortuna eravamo in tanti, si sono anche loro presentati e ci hanno parlato del loro corso, di come verrà svolto. Anche io ho fatto una piccola introduzione insieme a Maria Antonella Fusco, che è insegnante vero, diciamo, io sono di supporto. Meraviglioso perché anche gli studenti si sono presentati, ci hanno parlato un po' di loro, del perché si sono iscritti al corso, di cosa si aspettano e anche della loro storia. Ed è stato assolutamente emozionante perché ci sono studenti che fanno parte di Pali, ci sono studenti che fanno rievocazione da tantissimi anni, molto più di me in realtà, persone con un background incredibile, persone che sono all'interno dell'organizzazione di feste storiche di altissimo livello. Quindi devo dire, sono veramente carico. Carico, pronto per il corso. Un paio di settimane toccherà a me, sarò in apertura e poi di nuovo ci si rivede in presenza usi e costumi a novembre, quindi sarà veramente un turbinio. Da novembre, poi ogni fine settimana ci sarà appunto una lezione online e quante cose quest'anno, veramente tantissime, tantissime cose. Ci vediamo al prossimo video.